Quindi Cinzia torna a casa, che c'ho voglia de bocconotti. Quindi Cinzia torna a casa, che non voglio più aspettare. Stavo cascando. Come se Ciao. stavo a ribaltare in avanti. Ciao. Vabbè, sarei fatto le peggio risate, guarda, ciao ragazzi e Tutti ben da me, ritrovati. senza denti davanti. Vi invitiamo a lasciare 3500 mi piace entro la prima ora dalla pubblicazione di questo video se volete oggi il doppio episodio. Episodio. Cliccate qui, iscrivetevi a tutti e due i nostri canali. Primo e secondo canale, Rod, tu 75.000 iscritti, Rod, tu 350.000 iscritti. Attivate la campanella se no non vi arrivano le notifiche. Detto questo, Ah. abbiamo un sacco di bocconotti, ripetiamo, Mamma mia. 3500 mi piace entro la prima ora, arriva anche il secondo episodio. Paredes Juventus, ragazzi, oggi li snoccioliamo veramente così, come se fossero caramelle. La Juventus, nei panni di Andrea Pirlo, starebbe seriamente pensando a Leandro Sì. Paredes. Il dubbio rimane ovviamente a Tuchel. C'è chi dice che Tuchel potrebbe anche lasciare il Paris Saint-Germain. In quel caso potrebbe esserci un via libera per Paredes Per alla Paredes alla Juventus, Juventus. esatto. Vediamo, monitoriamo e cerchiamo di capire. Fatto sta, ce ne siamo resi conto, Andrea Pirlo sta cercando profili giovani di qualità per il centrocampo della Juventus del futuro. Esattamente, Paredes anche di quantità, non solo di qualità. Assolutamente sì. Conte, resta. Resta all'Inter. Sinceramente pensavo che non sarebbe rimasto. Alla fine mi ha smentito. Si vede che con Zanga alla fine hanno trovato un accordo, o comunque una sorta di accordo comunque anche sul mercato, se così possiamo dire. Quindi Conte rassicurato sotto questo punto di vista, rimane Potrebbe essere pure una questione economica, all'Inter. Sinceramente ci perché ho pensato. Zhang non voleva assolutamente dargli manco un centesimo in caso di addio. Conte che a quel Non ho punto voluto dice che me metto dirlo. a fa. È un pensiero che ci ho avuto, non ho voluto dirlo, ma adesso che l'hai menzionato te lo Hanno dico fatto senza delle troppi giri di cessioni parole. virtù, praticamente Esatto. hanno detto vabbè continuiamo, andiamo avanti insieme e Continuiamo. proviamo a remare tutti dalla stessa Avrà barca, visto la porta vediamo quel che accade. estremamente chiusa da parte delle Zanga, quindi dice o resto oppure me la ficco un saccoccia. Il Cagliari è interessato a un calciatore dell'Ajax, valore 12 12 milioni milioni di di euro, euro. Marin! Quindi vediamo che cosa accadrà. Mazza. Potrebbe essere sicuramente un rinforzo per Importante, il Cagliari. rinforzo importantissimo, considerato che l'anno scorso comunque hanno fatto una bella prima parte di stagione, poi purtroppo sono crollati, però secondo me ci avevano preso gusto, quindi magari vogliono cercare di rafforzare la squadra in quei reparti. L'obiettivo secondo me è Esatto, arrivare a una salvezza alzare tranquilla, ma anche di osare, più, quel osare, qualcosa in più. esatto, parte sinistra della classifica. Il Parma è su Bonifazi, ragazzi, da Sì, quel che sta Toni trapelando Bonifazi. sta per arrivare l'accelerata definitiva. Sì. Molto presto Bonifazi potrebbe diventare un nuovo calciatore del Parma. Il Verona vira su Torre Grossa Torregrossa, del Brescia. ha chiesto a gran voce Vlahovic alla Fiorentina, Fiorentina che Non sembra intenzionata, non ragazzi. sembra assolutamente intenzionata a cederlo, però O perlomeno alle condizioni del Verona. Bravo, no, perché la Fiorentina se ne vuole privare al massimo solo in prestito, ma poi lo esatto, solamente in rivuole. prestito. Secondo me il Verona Verona invece lo voleva il vuole. titolo Esatto, definitivo. esattamente. Però prima di arrivare a Torregrossa devono mandare via Stepinski. Stepinski. Questo è quello che stanno dicendo a gran voce. E allora, dal Barcellona, Sì. l'Atalanta ha preso Mediero. Non Sì. so se si pronuncia così. Stellina del Barça Under 18, attaccante destro. Si dice veramente un Un bel prospetto molto, molto giocatorello. interessante per il futuro. Sì. Quindi Atalanta che comunque sui giovani ci punta parecchio e chissà che non si ritroveranno un bel gioiellino in casa da far crescere, poi sotto Gasperini i giovani non è che lavorano male, anzi, Chi lo sa. chi lo sa? Detto questo, tifosi del Milan state attenti perché c'è una notizia per voi. Sì. Tifosi del Napoli state attenti perché c'è una notizia per voi. Io passerei agli obiettivi del Benevento. Sì. Gervinho, Caprari o Llorente? Ma su Llorente c'è anche forte l'interesse del Genoa. Fate attenzione perché da quel che abbiamo capito, uno di questi tre colpi al Benevento Andrà. potrebbe arrivare. Vedrei benissimo Gervinho. Al Benevento ce lo vedo veramente, veramente bene. Ce lo vedrei Sarebbe veramente benissimo. tanta tanta roba. Sì. Detto questo, Cetin, chiamatelo come Sì, pare, Bert Setién al Verona. In è un nuovo calciatore del Verona. prestito. Prestito ma con diritto di riscatto, quindi non si parla di controriscatto da parte della Sì. Lo Roma. vedremo. Chissà se la Roma magari ci avrà un diritto di prelazione oppure un controriscatto già Non fissato. lo so, sembra di Vediamo. no da quel che sta trapelando ultimamente, però comunque Cetin per il Verona potrebbe essere un prospetto sicuramente A me piace interessante. tanto. Infatti mi è dispiaciuto che l'abbiamo mandato via.
Fiorentina forte su Torreira. Nelle ultime ore sembra sia arrivata l'accelerata definitiva, sembra che abbia superato la concorrenza di tanti altri club, tra cui la S Roma. Sembra disposta a spendere parecchi soldini per arrivare a Torreira, non che i soldi manchino ovviamente proprio a Commisso. Vediamo, vi terremo aggiornati nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Al momento prendere il vantaggio sul giocatore. Si sta smuovendo. Noi tifosi della Roma, io pensavo fosse tutto fatto, perché se n'era parlato. Se n'era parlato e sembrava sì, veramente una cosa già scritta, invece no. Juan Jesus non è ancora un calciatore del Cagliari. Anzi, si sta inserendo il Genoa. Forte l'interesse del Genoa, che avrebbe appunto accelerato con la Roma per cercare di chiudere rapidamente questa trattativa. Come ce lo vedresti tu, Juan Jesus al Genoa? Secondo me sullo stesso livello del Cagliari, quindi come potrebbe far per bene una squadra Cagliari, come Cagliari o Genoa potrebbe far bene anche al Genoa. Pari livello. Entrambi rosso blu, secondo me pari livello. Leggi qua. Alla Everton, attenzione, che è scritto lì? Ah, Napoli vuole 35 milioni, mentre l'offerta dell'Everton è di 25, quindi ballano una decina di milioni. Che capite, non so pochi. Capite voi che non sono per nulla pochi. Certo. Però l'interesse ormai del, come si chiama, dell'Everton è concreto, proprio perché comunque era un calciatore allenato da Carlo Ancelotti. Vediamo, perché ovviamente l'intenzione del Napoli è quella di monetizzare il più possibile da Allan, guardando quanto valeva lo scorso anno. Assolutamente. Non so se ti ricordi Paris Saint Germain, le offerte, le proposte, i Koulibaly e gli Allan e via di 200 bombo, 180, 180 190 erano bomboni che fioccavano come niente fosse. Senti, io direi quella della Roma, sì, esatto, perché sembra che la Roma abbia trovato un acquirente per Patrick Schick, e parliamo del Bayer Leverkusen, che non aspetta altro. Ieri c'era forte l'interesse del Torino, ma sembra che sia Bayer Leverkusen, secondo me, in parecchio vantaggio, perché sta aspettando solamente di incassare i soldi della cessione di Havertz. Per che sembra quasi fatta, sembra al Chelsea. Fatta al Chelsea, 100, 80, 80 più 20. 20, e una parte di questi soldi verranno girati proprio alla Roma per acquistare Patrick Schick. Si parla di 28-30 milioni di euro. Ricordiamo che in Bundes ha fatto 10 gol quest'anno, quindi non proprio male. Quindi Bayer Leverkusen è interessatissimo al giocatore al momento. Tifosi del Milan, siete interessati a Brahim Diaz, calciatore del Real Madrid, trequartista ovviamente, all'occorrenza può fare anche l'ala. Sì. È ambidestro, si sta lavorando per un'operazione con prestito ed eventuale diritto di riscatto, quindi fate attenzione perché potrebbero arrivare degli sviluppi importanti. Degli sviluppi in merito. Poi passiamo ai tifosi del Torino, e questa la mettiamo qui e ne parliamo nel prossimo video, perché ne stiamo snocciolando veramente tante. Riguarda sempre i tifosi del Milan, quindi mi raccomando, seguiteci anche nel video successivo qualora arrivassero i 3500 mi piace dopo la prima ora. Voivoda Torino, ragazzi, è praticamente fatta sulla base di 5,5 milioni di euro più bonus. Terzino destro, difensore centrale, se ne parla un gran che bene. Dicono che possa essere un prospetto molto molto importante per il Torino del futuro. Detto questo, tantissimi mi piace su questo video. Mi raccomando, se volete il secondo episodio, iscrivetevi a tutti e due i canali. Pallino pallino, cliccate cliccate, iscrivetevi, attivate le campanelle se non arrivano le notifiche. Profili social tutto in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video. Ciao. Ciao.